Piccoli Amaranto Crescono, una esclusiva Arezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold. Vedete che anche dall'atmosfera che la partita è sentita. Arriva infatti il Cesena capolista, che viene da 5 vittorie consecutive, un cammino incredibile quello della formazione romagnola, tra l'altro allenata da una vecchia conoscenza del calcio amaranto, Alessandro Teodorani, all'Arezzo tra il 2003 e il 2005, una promozione con la squadra di Mario Somma in Serie B, e che alla guida di questo Cesena che ha 10 punti di vantaggio sull'Imolese seconda, 11 sull'Arezzo terzo, con 12 vittorie, una sconfitta, nessun pareggio, quindi le ha vinte praticamente tutte tranne la sfida con l'Imolese persa per 2-1. L'Arezzo, dopo la sconfitta in casa con il Pontedera, si è rifatto andando a vincere 2-0 in casa del Ravenna con gol di Parisi e Sobi. Ancora consigli della bandierina, c'è anche Stopponi, ma va consigli. Palla a mezza altezza che filtra e finisce in rete! Direttamente dalla battuta del calcio d'angolo, credo che non abbia toccato nessuno, e quindi il gol è di Consigli e l'Arezzo passa in vantaggio contro la capolista. E qui ha mancato il pallone Rossi del Cesena e la palla tagliata è finita in porta per l'1-0. Forse c'è stato un tocco del Cesena, forse non ha toccato nessuno. Amadori circondato, Campedelli poi cerca dentro Amadori, attenzione Amadori, e c'è il gol, il pareggio del Cesena, l'assist di Ghinelli, e Amadori non sbaglia, 17° gol in campionato per lui. Esatto, sì, è stata una bella azione, anteciposi il portiere in uscita, però insomma adesso, comunque dai, sono due belle squadre, il Cesena non ci stava a perdere, quindi ci ha messo ancora di più grinta e è raggiunto il pareggio. Sinigaglia sopra posizione di Venturelli, va Venturelli fino in fondo, Pacelli su di lui, Venturelli, bel cross, Amadori si coordina, grande Ermini, grande parata ma gran giocata anche di Amadori, tiro al volo, Amadori punta Stopponi, Amadori anticipato, arriva Rossi, Rossi dal fondo, salta Barbaglie, parte il cross, c'era Sinigaglia e poi Amadori, ancora la parata da parte di Ermini, palla che rimane lì, Ermini 1-2, Parisi, Battistini, bel cross al volo, Pino tutto solo e c'è il 2-1, Lorenzo in vantaggio, un gol strepitoso, il cross bellissimo di Battistini e la battuta di prima intenzione da parte di Pino per il 2-1 e Lorenzo torna in vantaggio. Grande, grande gol, anche qua tecnicamente ha fatto un gol bello, 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 perché è andato di piatto al volo e aspettavo già il cross dal compagno, quindi dai, adesso si vedrà una bella partita perché Cesena non ci sta a perdere. Coveri cross, Luconi, poi recupera palla Amadori, non riesce a calciare, chiedono il fallo di mano al giocatore del Cesena, l'arbitro dice che si può proseguire. Palla che filtra, attenzione Suzzi, Venturelli, pareggio, 2-2, disattenzione qua perché la palla è filtrata. Palla che è rimasta vagante e Venturelli l'ha messa dentro, 2-2. Esatto, sì, è stata un'indecisione in difesa che gliel'ha messa proprio sul piede e lui al volo ha battuto il portiere. Comunque dai, su questo terreno qua può succedere, dai. Adesso c'è un po' di cambi nel Cesena che dunque per la seconda volta riesce a recuperare lo svantaggio. Escono Campedelli, Sinigaglia, lungo lancio, attenzione allo scatto di Pino. Pino rientra bene, Pino cross, c'è Parretti, la porta è vuota, l'intervento Parisi, due volte Casadei, grande azione, c'è Trocchia, rimette dentro, attenzione palla che filtra, Rossi posizione che regolare, Rossi e il gol di Amadori, il 3-2, il Cesena rimonta 2-3, doppietta di Amadori, 18° in campionato. Le proteste sono per la posizione di Rossi, perché era una posizione dubbia. Ma sai, noi da qui si è visto che era qui, sembrava, però il segnalino è rimasto con la bandierina giù, quindi come fai a dire se è fuori gioco? Lui era in linea, però è un peccato che l'Arezzo debba subire questo terzo gol perché non se lo meritava, capito? Quindi... Guarda Stopponi sta protestando con l'assistente, tutto l'Arezzo che sta protestando, anche il portiere Ermini.
Consigli ancora, sinistro. Palla Suzzi deviata, rimane lì, messa fuori, stopponi al volo, attenzione! E la palla che va fuori di un soffio, che conclusione di Stopponi! Conclusione bellissima e sfiora l'incrocio dei pali. Ha toccato, l'incrocio dei pali. Grande, grande, grande esecuzione da stile da Serie A. Sì. E finisce qua. Il Cesena con sofferenza quest'oggi, dopo aver vinto nettamente tante partite, vince ad Arezzo, ma con sofferenza. L'Arezzo che è andato due volte in vantaggio con Consigli nel primo tempo, poi c'era stato il pari di Amadori, a inizio ripresa con Pino 2-1, poi pareggio di Venturelli su una disattenzione difensiva e poi arriva il 3-2, è arrivato nel finale di Amadori, che è il capocannoniere del Cesena, che ha segnato con i due oggi 18 gol. Prosegue la fuga del Cesena, che sale a 39 punti in classifica, 13esima vittoria per la formazione romagnola. Arezzo che rimane comunque al terzo posto, quasi sicuramente a quota 25, però una bellissima prestazione dell'Arezzo. Sì, esatto, oggi sono rimasto entusiasta di questa squadra, devo fare un complimento. Complimenti all'allenatore, anche se l'ha squalificato, perché ha preparato questa partita qua molto bene, 11 leoni, diciamo 15 con quelli che sono entrati, quindi dei complimenti all'Arezzo. E Cesena ha dimostrato, nonostante le difficoltà che abbia avuto, che i primi posti in classifica è meritato. La festa del Cesena, buon Arezzo, però davvero quello che abbiamo visto, finisce 3-2. Per la formazione capolista allenata da Alessandro Teodorani, ex Amaranto. È tutto dalle caselle, buona serata. Piccoli Amaranto crescono, una esclusiva Arezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold.